Oggi noi siamo alla cassa futura della famiglia Mosca, la cantina futura dell'azienda Noah. E questo noi facciamo, noi assaggiamo qualche vino dell'annata 2013-2012 oggi. Ma il mio obiettivo oggi, caro Andrea, fammi sapere perché tu hai cambiato la tua vita per essere un produttore di vini, perché tu eri un architetto. Sì, io lavoravo come architetto, lavoravo in edilizia e diciamo che è stata un'idea comune, nel senso che lo spunto me l'ha dato Giovanna, in quanto purtroppo l'Italia ha attraversato un periodo di grande crisi per quello che riguarda l'edilizia, quindi il lavoro è diminuito molto e in un periodo difficile è stata lei che mi ha detto che siccome avevamo questa passione per il vino, forse era il momento giusto per provarci. Sì. Forse era il momento giusto per provarci e così nel 2009 abbiamo iniziato la ricerca dei primi vigneti. Peraltro con un'idea abbastanza diversa rispetto a quella che poi abbiamo avuto la fortuna di sviluppare nella realtà. Il primo vigneto lo abbiamo trovato nel 2010 ed era un vigneto qua in Brunello. Vigneto iscritto a Bramaterra DOC e di seguito sono venuti gli altri appezzamenti. È la realizzazione un po' di un mio sogno, no? Grazie a lei. Ma tu hai l'origine di questa zona? Io sono di Cossato, che è un paese qua vicino. Adesso noi abitiamo ancora a Biella, ma la nostra idea complessiva di cambio di vita ha raggiunto una completezza quando abbiamo trovato questa casa, perché non avremmo inizialmente pensato di trasferirci a Brusnengo, ma questa qui è stata un po' come trovare la casa dei propri sogni. Sì. E quindi ho detto qua c'è proprio la sintesi di quello che avremmo desiderato e quindi abbiamo deciso che ci saremmo dovuti trasferire qua. Ci sono gli spazi per la cantina, ci sono gli spazi per realizzare un po' il nostro progetto di vita comune e in più siamo in campagna, questi paesi che si sono un po' spopolati qua nella collina tra Biella e Vercelli, in realtà hanno degli aspetti splendidi perché il clima è gradevolissimo, c'è sempre un po' di vento, si sta bene d'estate e d'inverno. Sì. E in più siamo a due passi comunque dalla città, perché mia moglie, che ha una formazione artistica e si occupa di arte terapia, comunque conserva la sua attività in città e si sposta per andare a lavorare, insomma. Ma io sento che io cerco un'esplicazione per l'attività che è molto più forte in questo momento. Sì. Su questa zona da Alto Piemonte, che vuol dire il settore dei vini. Sì. Io ho una memoria grandissima del mio primo vino di questa zona, all'inizio della mia carriera come nel mondo del vino. Io ho assaggiato, io ho bevuto finalmente una grande bottiglia di Gemme, 1961, una grande annata. Questo vino era fatto per la cantina sociale. Io ricordo come ieri, sì, questa etichetta e il vino, veramente un vino grande, grandissimo, come presente. Qualità. Io ho assaggiato nel 79, sì. 79 penso, io ricordo bene questo momento, ma l'annata già 61, che vuol dire un vino già 17, 18 anni già, ma un vino veramente grande. Io ho detto a questo momento, questa zona dell'Alto Piemonte può fare, è possibile, la più grande versione del Nebbiolo qui. Ma durante 20-30 anni mai visto, noi abbiamo sul mercato solamente qualche esempio dei vini di questa zona, sì, qualche Gattinara, un po' di
uno o due tipi di lezione, sì, ma veramente quasi niente. Ma, Io ho cominciato la mia ricerca seriosamente, sì, c'è 4-5 anni qui. Io ho trovato subito due o tre produttori qui con la potenziale, ma già fatto i vini dell'alta qualità, come la famiglia Rovolotti in Ghemmi. E io ho detto, questo è il mio progetto per il futuro, perché io lavoro molto, c'è tanti anni, nella Lange, sì, certo, dei grandi vini Barolo e Barbaresco. Ma io penso ancora qui il Nebbiolo fa un altro tipo di vino, sì, con una complessità, con una piccola aumentazione di altre uve come Vespolina, sì, Rotina, che fanno tutti uve, fanno un vino veramente dall'alta qualità, con una finezza e complessità remarcabile. E ho visto durante questo periodo molto breve, 4-5 anni, c'è un'attività, non solo questa attività, sì, commerciale, ma qui per esempio la cantina, l'azienda Noah è una cosa nuova, certo. Ma perché? Anche noi partaggiamo un sentimento che questo qui localmente c'è di gente che hanno pensato che c'è un potenziale enorme qui con le vini, no? Sì, diciamo, la storia dell'Alto Piemonte è forse nell'Alto Piemonte la parte che dal Sese arriva fino a Biella, ancora di più, è una storia di abbandono nel secondo dopoguerra, perché le grandi famiglie che erano proprietarie di grandi terreni, come per esempio Alessona, hanno tutte abbandonato l'attività perché era diventato troppo costoso da mantenere, e si erano dedicati all'industria, perché la lana è sempre stata l'industria più importante del biellese. In altri paesi, come per esempio Brusnengo, c'è stato un tipo di conservazione diverso, perché i vigneti non erano di proprietà di grandi famiglie, ma delle singole famiglie del paese, quindi appezzamenti molto piccoli. Ma questo abbandono è andato di pari passo con l'evoluzione del mercato del vino, che andava nella direzione di grandi estensioni. Mm-hmm. Barolo Barbaresco, per citare un caso classico, hanno la possibilità di vitare tutto quello che c'è a perdita d'occhio. Quando si va al Belvedere di La Morra si vede questo lenzuolo di vigneti sopra le colline, che qui non è possibile. Qui i vigneti vengono sempre ricavati su una geografia più aspra, più difficile, e questo li rende più difficili da coltivare, ancora di più andando verso la Val d'Aosta, come per esempio la zona di Carema. L'abbandono è stato tale che alla fine degli anni Ottanta, da Viverone fino a Fara Sezzano, dei 50.000 ettari vitati che c'erano all'inizio del 1900, ne erano rimasti 2.000. 50.000? 50.000 ettari c'erano. Ne erano rimasti 2.000, e di questi 2.000 quasi la metà erano solo a Gattinara. Sì. Che vuol dire? Proprio 50.000, sì, era ridotto al 2.000. A 2.000. Incredibile. 50.000 a 2.000. Se si fa una è la metà, un, sì, mille sul Gattinara, sì, e tutti gli altri denominazioni. Sì. Lessona, Bramatera, Bocca, Fara, Sizzano, Ghemme sono l'altra metà. Ma Lessona, dovete pensare che a Lessona... Sono dei 23 ettari, penso. Erano rimasti Lessona. 3 ettari. Solo 23, ettari, sì, negli anni 90. C'erano il San Sebastiano di Sella, sì, e Monfalcone, e basta. Non c'era più niente di autorizzato. C'era qualche vigneto a conduzione familiare, ma era tutti i vigneti fuori dalla DOC. Cosa è successo poi? È successo che qualcuno che aveva in mente che questi terreni potessero dare vini di altissima qualità c'era, per fortuna, e da una parte la famiglia Sella, che ha sempre mantenuto in vita l'azienda, per fortuna, sì, sì,
perché comunque ha mantenuto vivo, almeno nella mentalità comune, il fatto che qui si facesse vino, perché molti avevano anche perso questa memoria, cioè quasi tutti avevano un nonno o uno zio che in passato faceva il vino in cantina. Qualche rango dei vigneti. Esatto, ma pochissimi, o direi quasi nessuno, aveva la perché io penso il mio grande amico Massimo Clerico è il produttore del il numero 3 come quantità dei vigneti, ma lui ha due ettari la metà, piccola cosa. E quindi grazie alla famiglia Sella si è mantenuta in vita, perché il nucleo di Lessona e il nucleo di Cascina Bramaterra ha tenuto in vita le due denominazioni, perché alla fine degli anni 70, tra il 1978 e il 1980, arrivano le due DOC, quindi Lessona e Bramaterra, ma era paradossale che c'era una sola azienda che produceva. Sì, sì. Effettivamente monopolo. Sì, una specie di monopolio. Poi su Bramaterra sono arrivati alcuni piccoli produttori non professionisti che hanno piantato vigneti, per esempio qui a Brusnengo, e noi ne abbiamo due di questi vigneti piantati nel 1978, uno da Geometra Diana e uno da Paolo Mussa di Lozzolo, che oggi rappresentano il corpo principale dei nostri vigneti. Sono quei vigneti dei quali dicevo prima che vanno migliorati, vanno infoltiti, ma hanno una gran parte di piante che hanno quasi 40 anni, sono piante mature, sono piante che hanno approfondito le loro radici nella roccia e quindi rappresentano un po' il nostro patrimonio. Negli anni 90 il secondo elemento che ha fatto tornare un po' la viticoltura innegabile è stato il ritorno della famiglia De Marchi, perché quando De Marchi è tornato a piantare quasi 6-7 ettari di vigna a Cascina Valsecca di Lessona, sono molti che si sono un po' guardati intorno e hanno detto: che cosa sta succedendo? Perché comunque la loro esperienza in Toscana, un'esperienza di altissima qualità, se loro decidono di tornare ad investire qui, una ragione c'era. Allora, piano piano, chi aveva la vigna, chi aveva il terreno, ha deciso forse di riprovarci. Per quello che riguarda noi, noi siamo sempre stati appassionati di vino, un po' sostenitori dei nostri vini, ma devo essere onesto, finché non abbiamo incominciato a lavorarci, non avevamo la coscienza delle possibilità di questa zona. Cioè, noi immaginavamo si potesse fare un vino buono, un vino che piacesse, così, ma questi livelli che potrebbero un domani essere raggiunti di finezza, di complessità, se lavoriamo bene in vigneto, se lavoriamo bene in cantina. Ma c'è una zona, effettivamente, tutti i vini, dei grandi vini, sono sulla base del grande uve Nebbiolo. Sì, sì, sì. Il Nebbiolo c'è una caratteristica molto, molto nobile. E questo matrimonio, secondo me, questo è un matrimonio perfetto da quest'uva, l'uve Nebbiolo, con l'influenza climaticamente delle montagne, sì, Monte Rosa. Sì, sì. Cioè, questo è un matrimonio che fa un vino dell'alta qualità. Questo sono molto legate le due cose. Con questo terreno anche vulcanico e l'altra parte morenico. Sì, sì. Beh, c'è una diversità. Sì, c'è una diversità qui, nell'Alto Piemonte, che non esiste nelle Langhe. No, no, certo. Nelle Langhe c'è due denominazioni importe, più grandi importanze, che vuol dire Barolo e Barbaresco, c'è anche Nebbiolo d'Alba e Langhe Nebbiolo, ma in tutto caso c'è più o meno due grandi denominazioni, ma qui c'è una diversità enorme con la terra diversa. Certo. Come su questa parte e qui sulle due denominazioni, Lessona e Bramaterra, tutte e due al vicino l'una all'altro, ma due vini completamente differenti. Con un piccolo binocolo dalla nostra vigna di Brusnengo vediamo la vigna di Lessona, ma i suoli sono completamente diversi e la stessa conformazione delle colline gestisce i venti in modo diverso. Si dice per esempio che a Lessona l'uva matura anche all'ombra, perché
quello che la fa maturare è il vento che scende dalla montagna, mentre invece Brusnengo è una specie di pentolone, perché c'è questo suolo vulcanico che affiora e in più le vigne sono raccolte in un'unica area e si crea un microclima particolare protetto dalla penisola. Più caldo qui o no? Diciamo non... che è diverso il tipo di calore, è diverso. La cosa però fondamentale da dire è che nella diversità delle singole zone, perché da Montalciata, diciamo, dove il suolo è di origine glaciale, a Alessona, dove c'è la sabbia marina, sì. Brusnengo ha il porfido vulcanico, Sostegno ha un enclave di calcare, come sulle Dolomiti, poi riprende il porfido vulcanico, e poi dall'altra parte della Sicilia c'è di nuovo il suolo morenico glaciale. Il filo conduttore che lega tutti questi nebbioli è dato dal fatto che il clima alto piemontese ha una stagione più lunga rispetto al clima di Langa, diciamo, perché il nostro germogliamento con l'inverno mite di solito è sempre un pochino anticipato, sì. E con le nostre estati di solito sono meno calde di quelle di Langa e abbiamo una maturazione più lunga. Questa maturazione più lunga, se gestita bene, è un grande patrimonio da spendere, sì. Perché i polifenoli maturano più lentamente e si crea una finezza, per esempio la vendemmia normalmente qui comincia metà ottobre. Sì, diciamo i primi 10 giorni di ottobre. Sì, sì. Quest'anno noi abbiamo vendemmiato il nebbiolo, l'abbiamo fatto l'ultima settimana di settembre. Sì. Non abbiamo... Ma questo è raro per cominciare, perché 2015 in condizioni era molto favorevole, con un'estate molto molto caldo, sì. e molto secco anche. Un'estate molto calda, molto secca e con una pioggia al momento giusto. Sì, 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 sì. Che vuol dire in condizioni quasi perfette. Sì, quasi perfette. Questa estate calda... Solamente la produzione al minimo. Abbiamo prodotto un po' meno, ma insomma... Quando si raggiunge questa qualità, speriamo che si raggiunga questa qualità che ci immaginiamo, sì. L'aspetto della quantità passa un po' in secondo piano, ecco. Quello che ogni produttore sogna, penso, sia fare quel vino che vi ho ricordato.